Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video di Dragon Ball What If, questa volta con la serie tra virgolette principale. In questo video andremo a vedere la storia che sarebbe praticamente la saga di Cell, ovviamente però a qualche modifica. Quindi ragazzi, preparate i popcorn e detto questo, buona visione. Nell'episodio precedente, i nostri eroi hanno sconfitto Cooler e Recold. Goku, usata tutta la sua potenza, viene sbalzato via dal pianeta Namek, ormai distrutto. Mentre Goku orbita, viene soccorso da una navicella Yardratiana, che porta quest'ultimo sul pianeta Yardrat. Qui Goku viene curato e allenato. Dopo un anno Goku si teletrasporta sulla Terra, ma al suo arrivo trova un guerriero misterioso ad aspettarlo. Questo guerriero si chiama Trunks, che dopo i convenevoli sfida il Saiyan. Quest'ultimo accetta e combatte contro il guerriero. Lo scontro procede alla pari e a quanto pare questo guerriero è un Saiyan e può diventare anche egli Super Saiyan. Quest'ultimo chiama Goku a sé e gli confessa di essere figlio di Vegeta e Bulma. Trunks dice a Goku di provenire dal futuro e racconta che tra 2 anni, precisamente il 12 maggio dell'anno 767, 2 androidi appariranno e uccideranno tutti i guerrieri Z. Inoltre, dice a Goku che morirà per una malattia cardiaca e che nella sua era non c'era una cura, ma, visto che successivamente Bulma ha creato la medicina, il Saiyan è salvo. Trunks consegna la medicina a quest'ultimo e se ne va. Goku raccoglie tutti i guerrieri Z e i Saiyan alle capsule Corporation. Qui racconta a tutti la situazione, così Bardock decide di tornare per un po' sul pianeta Vegeta per allenarsi un po' insieme all'ex re Vegeta, per aiutare i guerrieri Z a scongiurare questa minaccia. Passano 2 anni e i nostri guerrieri, che sono diventati nel frattempo molto più forti, si riuniscono e affrontano gli androidi. Goku si scaglia su C-19, mentre C-20 guarda. Goku si indebolisce pian piano e viene sconfitto da C-19. Bardock capisce cosa sta succedendo, sapendo della malattia al cuore del figlio. Porta Goku in salvo alle capsule Corporation e nel frattempo Vegeta uccide C-19, diventando Super Saiyan. Arrivato al suo laboratorio, C-20 si nasconde e risveglia C-18 e C-17. Questi 2 androidi uccidono C-20 e liberano altri 4 androidi, C-13, C-14, C-15 e C-16. Una volta usciti questi androidi dal laboratorio, affrontano i guerrieri Z, nel frattempo Bardock insieme a Goku. I guerrieri Z vengono surclassati da questi androidi potentissimi. Gli androidi, sconfitti i guerrieri Z, se ne vanno a cercare Goku. Nel frattempo provano a distruggere delle città, ma C-16 li ferma ogni volta, dato che il loro unico obiettivo è uccidere Goku. Bardock, qui, chiama l'ex re Vegeta, che nel frattempo è diventato molto più forte. Arriva sulla Terra col teletrasporto, imparato durante i suoi allenamenti con Re Bardock. I guerrieri Z si riuniscono alla Capsule Corporation e organizzano un piano per sconfiggere questi androidi. Nel frattempo gli androidi vanno a riposarsi in un'isola. C-13 approfitta di questa calma apparente e con un treno porta in disparte C-14 e C-15. Li uccide e li smantella, assorbendone i pezzi. Tornato dai suoi alleati, l'androide viene preso in giro del C-18 e C-17 per il suo nuovo aspetto. Quest'ultimo li atterra e li avverte di essere molto più forte e quindi gli ordina di portare rispetto. C-13 raggiunge C-16, lo uccide furtivamente e successivamente ne assorbe i pezzi, diventando molto più forte e cambiando nuovamente aspetto. A ritorno C-13 annuncia di aver preso il comando della situazione e, che a differenza di C-16, permette ai 2 androidi di distruggere delle città. I guerrieri Z decidono di allenarsi nella stanza dello spirito del tempo, nelle seguenti coppie. Prima tocca a Goku e Gohan, poi a Bardock e l'ex re Vegeta e infine a Trunks e Vegeta. I Saiyan escono molto più forti. Nel frattempo gli altri guerrieri si stanno allenando per i fatti loro. Gli androidi, dopo essersi riposati, decidono di partire all'attacco e distruggono delle città per far uscire i nostri guerrieri allo scoperto.
Finiti gli allenamenti e scoperta la minaccia, i nostri guerrieri più forti di prima vanno ad affrontare gli androidi. C-18, appena vede Krillin arrivare insieme agli altri, si scaglia su di lui e lo porta in disparte. Gli dice di stare lontano per evitare di restare ucciso. C-18 fece questo perché trova Krillin carino. Poi gli androidi affrontano immediatamente i guerrieri Z. Bardock, Vegeta e Lex Re Vegeta si scagliano su Ultra C-13, ma vengono fermati facilmente e sconfitti. Gohan, Piccolo e Trunks del futuro si scagliano su C-18. Goku, Tenzin e Yamcha invece si scagliano su C-17. I due androidi vengono malmenati e lasciati a terra in fin di vita. Tutti i guerrieri sono ora contro Ultra C-13. Quest'ultimo si scaglia su Goku, ma ad un certo punto una voce interrompe i combattimenti. Il guerriero che ha interrotto tutto si chiama Cell. Quest'ultimo vuole assorbire C-18 e C-17 e, approfittando dello stupore, afferra i colpi di questi ultimi e li assorbe istantaneamente. Qui Cell diventa perfetto. I guerrieri Z, sentito il pericolo, si scagliano su Cell. Cell viene messo leggermente in difficoltà, dato che sta affrontando 9 guerrieri in una sola volta. Ultra C-13 ne approfitta, afferra Cell, che è rimasto stordito, che era un'esplosione d'aura immensa, e scaglia via i guerrieri Z. Qui C-13 assimila Cell, diventando Ultra C-13 perfetto. Successo ciò, C-13 sfida tutti i guerrieri. Goku si scaglia su C-13 e viene malmenato. Poi il super androide lancia una sfera d'energia colpendo ed uccidendo Goku. Qui Gohan urla e, pervaso da rabbia e odio, si trasforma nel Super Saiyan 2. Si scaglia su C-13 e lo malmena. L'androide inizia a parare i colpi del ragazzo e lo scaglia via. Bardock, che nel frattempo sta guardando la scena, inizia a provare anche egli una rabbia fortissima, dato che gli è appena morto il figlio davanti. Per la prima volta, dopo tanto tempo, sente di dover proteggere tutti e di dover sconfiggere il male. Qui Bardock stringe i pugni e, carico di rabbia e potenza, diventa Super Saiyan 2. Il Saiyan poi si scaglia su C-13, insieme al nipote. Qui i due Saiyan hanno la meglio e stordiscono C-13. Nel frattempo, il Super Cyborg diventa instabile a causa del grande quantitativo di androidi assorbiti e rigetta C-17 e C-18. Krillin li porta in salvo per sdebitarsi. C-13, indebolito, decide di dare tutto per tutto per sconfiggere Saiyan e usa il suo bombardiere letale alla massima potenza. Gohan e Bardock rispondono alla potenza di C-13 con i loro colpi migliori. Lo scontro di colpi sembra favorire C-13, ma ad un certo punto Bardock e Gohan vengono potenziati dalla potenza di Goku. Le due onde travolgono C-13 e lo disintegrano. Arrivati a Palazzo del Supremo, i guerrieri resuscitano tutti i morti. Provano a resuscitare Bardock e Goku. Fermi. So che state pensando, Bardock, morto, ma che cazzo c'entra? Ve lo spiego io che c'entra, regà. Feraz, essendo furbo, si è scordato di dire che Bardock, uccidendo C-13 insieme a Gohan, è morto per lo sforzo. Il video, lui non avendone possibilità, gliel'ho dovuto montare io, quindi non potevo mettere la voce mia a correggere il tutto, sarebbe stato abbastanza brutto. Comunque sia, vi continuo a lasciare al video. Ma questi ultimi preferiscono rimanere morti perché attirano delle calamità. Krillin desidera di rimuovere le bombe a C-17 e C-18, i due li ringraziano in modo sfacciato. C-18 bacia Krillin e se ne vanno. Ragazzuoli, per questo video è tutto. Spero di cuore che vi sia piaciuto. Mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord per parlare appunto con me e gli altri The Riddles. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'episodio qua sotto nei commenti. E mi raccomando, lasciate mi piace, commentate e condividete il video. E ovviamente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanellina per avere tutte le notifiche sul mio canale, appunto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feras, bella!